Sei in terapia intensiva, lo sai? Purtroppo oggi registriamo 889 nuovi deceduti. Anche tutto il pubblico molto concentrato su queste immagini, sembrano lontane anni luce, invece sono relativamente recenti. Cosa ci ha insegnato il Covid e cosa abbiamo disimparato, soprattutto troppo in fretta? Ma il Covid ci ha insegnato che siamo vulnerabili, molto di più di quello che vorremmo essere o crediamo di essere. Ci ha insegnato che la responsabilità collettiva è quella che fa la differenza e che da solo non si salva nessuno, e ci ha anche insegnato che la natura a volte ci offre delle sfide che non sono solo le pandemie, ma sono le eruzioni vulcaniche, sono i terremoti, sono i disastri che purtroppo, diciamo, sono gli effetti collaterali di vivere nel nostro meraviglioso pianeta. Che stanno peggiorando anche con i cambiamenti climatici. Però col ritorno alla normalità sono tornati in auge i Novax. Io so che lei ha ricevuto anche minacce pesanti. Come spiega l'attacco ai vaccini e anche in generale il credito di cui godono le posizioni antiscientifiche? Non me lo spiego. Cioè, io non ho una risposta. I vaccini, cioè, noi siamo qui perché i nostri genitori ci hanno vaccinate, vi hanno vaccinati, e perché i vaccini salvano e hanno salvato milioni e milioni, ma non quelli per il Covid, i vaccini in certo. generale. Quindi non ho una risposta per lei. Ma la sua non risposta è una risposta. Andiamo.